Non hai una coreografia con i cocktail, qualcosina? Potrei provare a fare qualcosa, però ci tengo a precisare che facciamo drink. Facciamo cocktail e anche di qualità, perché ho preparato degli estratti, uno sciroppo made di passion fruit, insomma una cosa molto molto elaborata. Allora, guarda, facciamo così, come prima io metto la musica qua nel jukebox, senti, eh? Vediamo un po' che succede, va? Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. Cause the boyfriend is the rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend. E adesso lo concludiamo anche perché dobbiamo anche fare il cocktail, giustamente. Certo, no? Non solo immagine, non solo facciamo musica. Tutto. Certo, certo. Quindi. Allora, visto che tu prepari il cocktail, ti lascio qualche minuto per questo drink. La vuoi fare drink. Tu la sagrada? No, 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 tu assolutamente, tu sei il professionista. Questo è un po', cari amici, diciamo, il villaggio vacanze di Rai 1. Vedi, ci sono i giochi, c'è il biliardino, c'è il flipper, c'è il barman. Sì. Ma, cara Roby, quando si va in vacanza in un villaggio turistico, che cosa non deve mai mancare prima di pranzo? Il gioco? Aperitivo. Il gioco aperitivo. Allora, è molto semplice il gioco aperitivo di oggi. Chiaramente, chi vince assaggia il cocktail del nostro Lorenzo, ok? Sì. Dunque, il gioco aperitivo di oggi si chiama il gioco del bastone. Sì. No, non ti preoccupare. Allora, è molto semplice. Tu dovrai cercare di tenere questo bastone quando io lo lascio cadere alla parolina magica camper, ok? Sì. Io lo lascerò cadere. È tutto Quindi chiaro? Io devo prenderlo. E tu lo devi prenderlo al volo. Vai, mettiti così, giri. No, 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 da questa parte, di qua, eccoci. Sì. Vediamo, perfetto. Io avrò le mani qua. No, tu devi mettere le mani sopra, qua. Ah, io devo prenderlo. Devi prenderlo al volo. Quindi è molto semplice, solo e soltanto quando io dirò la parola camper. Dai! E non l'hai preso, purtroppo non l'hai preso. Quindi il cocktail me lo bevo io. È pronto? No, non è carina questa cosa che avete pensato per me. No, no, no. Eccolo qua, sì, allora ci spieghi Possiamo un po' riprovare? Lorenzo il cocktail? No, 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 niente. Come è fatto, Lorenzo? Allora, questo è un drink a base di passion fruit, quindi il frutto della passione, visto che è un'estate di ripartenza, quindi è tanto, 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 c'è tanto love in questo drink. Mm. Poi c'è anche del succo d'arancia e un estratto di melograno che ho preparato io personalmente, con succo di lime per bilanciare un po' il drink. Quindi adesso vedremo chi se lo aggiudicherà questo. Io no, Lorenzo, è lui. Okay. È un alcolico, mi raccomando, specifichiamo. Puoi Bene, io guarda, portarlo di qua? Certo, certo, me lo porto perché c'è una cannuccia, anche perché il gioco aperitivo l'ho vinto io e quindi il cocktail è per me. Andiamo da Mario.